ti è mai capitato di venire kickato in un instance perché non conoscevi le meccaniche e hai fatto whippare tutto il party? Beh, per me hanno fatto bene. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi andiamo a vedere le meccaniche del dungeon Lamenting Road. Il primo boss ha una sola meccanica che mi annuncerà con un messaggio in chat. Questa meccanica però ha due varianti. Purtroppo riuscirò a farvene vedere solo una perché la RNG ha voluto che non ci facesse quell'altra e non volevo aspettare fino a settimana prossima per rifare il video, quindi ve la spiegherò al meglio. Partiamo da quella che abbiamo. Il boss farà una wave sotto di sé e dropperà sui player delle meteore che rimarranno sul posto, quindi andate negli angoli e fatele cadere lì. Dopodiché inizierà a fare dei raggi girando. Voi dovrete girare in base alla direzione in cui gira lui. State attenti perché potrebbe cambiare direzione, quindi prestate attenzione alla direzione del raggio e in caso virate. La seconda variante riesco a farvela vedere solo tramite uno screenshot, semplicemente l'inverso. Voi dovrete stare attaccati al boss, tutta l'arena si riempirà di fiamme, non potrete camminare nelle fiamme, il boss farà i raggi laser a cui dovrete girare intorno, non ci sarà niente che cade dal cielo, quindi in questa fase diciamo che è più semplice. Se venite colpiti dal laser state attenti perché vi butta nel fuoco e morite. Anche il secondo boss di questo dungeon è molto semplice da un'unica meccanica. Vi dovrete mettere i punti cardinali della mappa quando il boss si mette al centro. Inizierà a spawnare delle sfere rosse e delle sfere gialle. Ognuno di voi dovrà prendere 3 sfere gialle senza farsi colpire dalle sfere rosse. Quando riesce a fare questo, un AoE giallo apparirà sotto i piedi del vostro personaggio. Spawneranno delle altre sfere ai bordi della mappa e camminandoci vicino le distruggerete. Non dovrete fare in modo che troppe di queste sfere entrino nell'area del boss, altrimenti whippate. Oltre che a questo, semplicemente c'è il solito stagger check. Quando vedete la barra arancione, tirate tutte le spell stagger. Fine. Il dungeon più semplice del gioco. Io mi chiamo Sam e sono un variety streamer. Mi trovate tutti i pomeriggi dopo le 14 e tutte le sere dopo le 21 sul mio canale Twitch. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, venitemi a trovare direttamente sul canale Twitch, lasciate un commento qui, oppure semplicemente joinate il nostro Discord. Vi risponderò io stesso, oppure ci sarà qualche membro della community sicuramente felice di aiutarvi. E anche per oggi è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, vi auguro una buona giornata e mi raccomando ragazzi, dai, usate le SPU, ma non è che devo dirvelo ogni video, dai.